Rieccoci insieme con Bianca e Rosso di Sport. Dicevamo, Torrente piace o non piace, però 20 punti li ha fatti. Siamo lì, insomma. Considera che siamo praticamente a un punto della zona playoff e abbiamo l'attacco più scarso di tutta la Serie B e la quarta difesa. Però questo ti dà la dimostrazione del livello del campionato Serie B, che è un livello molto ma molto basso. Pertanto le possibilità di arrivare in zona playoff ce le hanno quelle 4-5 squadre, anche perché le sorprese ormai si sono delineate, insomma. Pescara, Padova ed altro. Immagino che ad un estese del calcio come te il giocatore di Torrente non piaccia molto. No, non piace moltissimo. Però io una cosa che gli vorrei chiedere: perché non ci fa vedere Bellomo in casa? Cioè, siccome tutti lo considerano un asso nascente, anche se ha 19 anni, 20 anni, cioè il cosiddetto l'emolo di Cassano, adesso parlando di Cassano, non ce l'ha fatto mai vedere. Poi penso che Bellomo sia un calciatore che va lasciato giocare secondo il suo estra, non so perché, o per questioni fisiche, o per questioni caratteriali. Cioè io vorrei vedere una partita in casa di Bellomo. Di Bellomo, l'abbiamo visto soltanto a Modena, credo, con Sassuolo. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo. Ciao Paolo, ciao. Saluto il tuo ospite. Grazie. Mi andasse a toccare Bellomo e Cassano, mi andasse a toccare. Mm-hmm. E niente, ad Antonio gli faccio un augurio di pronta guarigione. Devo dire una cosa. Senti, però, mi hai visto qualcosa in giro a Bari Vecchia, qualche scritta per incoraggiare Cassano? No. Perché non ho visto niente a Bari, curioso che tu e tutto il mondo in questo momento sia... Però la preoccupazione che c'era non c'è più. No. E niente, volevo dire una spendere due parole solo sul mister. Questi giorni che abbiamo perso, 15 giorni, l'allenatore è vero che non c'è un gioco, ma alle spalle non c'è neanche una società, perché ha detto che ha vinto, ma pure qualcuno a dire qualcosa, perché i giocatori non credo che fino a gennaio Bogliassini e compagni avranno la testa per giocare nel Bari. Grazie per il tuo intervento. Però la società ha preso una posizione. Alla fine poi, secondo me, non può neanche parlare più Garzelli, che ha preso 4 mesi di squalifica. Il problema è che in questo momento, secondo me, il problema societario passa in secondo ordine. Il problema è che finalmente ha trionfato l'idea primaria di Torrente del 4-3-3 e si è liberato anche della quasi necessità di utilizzare i giocatori che sono arrivati l'ultima ora. Adesso, come l'ho già detto prima, sta a questi calciatori a guadagnare. Se c'è competitività, se c'è concorrenza, chi ne guadagna la squadra? Meglio questo Bari operaio, scrive il nostro amico. Intanto dovrebbe esserci un altro amico in linea allo 080 501 9998, e poi c'è qualcuno che fa paragoni Cepitelli Borghese, ritenendo Cepitelli più adatto di Borghese un po' al gioco del Bari. Enzo Cepitelli, meno male, la partita sua l'ha fatta, però considera che l'anno scorso è stato utilizzato poche volte come centrale, se l'è cavata bene, però finora praticamente Borghese, tranne qualche piccola difficoltà, Chiacovo in Brennivini, la stessa difficoltà l'avrebbe Cepitelli, perché anche lui è longilino, insomma. Però meno male, finora non è che ha deluso al 100%, ha fatto le sue partite, ha fatto i suoi errori come li hanno fatti tutti gli altri difensori. C'è un amico in linea, ovviamente arrivano anche messaggi per Antonio Cassano, come quello di Matteo. Pronto? Pronto, buonasera, ciao Enzo, ciao. Sono Tonio, degli Amici della Sud. Ciao Tonio. Saluto gli ospiti. Grazie. Voglio dire, Enzo, noi abbiamo vinto 4 volte in trasferta. Sì. 3 volte siamo stati fortunati, perché sì, avete sempre detto che siamo stati fortunati. Sì. Una volta ieri, perché mancavano i giocatori. Di solito 3 indizi fanno una prova, o Barne manco a serve. Ciao. Va bene, grazie. Io credo che difficilmente il Bari vincerà una partita nettamente in questo campionato. Io credo che le vittorie del Bari abbiano un comune denominatore. Questo senso, come dire, di non di incompletezza, perché la vittoria è comunque una vittoria, prendi e porti a casa. Però del dubbio, della serie, però, come dire, queste rondini non fanno primavera. Però dicevi bene tu, non è la prima volta che accade, quindi sono 4 indizi. Se uno vince 4 volte fuori casa, vuol dire che qualcosa ce l'ha, e su questo non ci sono dubbi. Addirittura questo, ripeto, è un Bari che nel suo piccolo, con tutti i suoi limiti, è già entratore nella storia. Sì, nel senso che nessun Bari ha vinto così tanto. Purtroppo il Bari non ha il cinismo e la cattiveria di squadre tipo Torino. Cioè quella partita di ieri, se tu fai il secondo e il terzo gol, chiudi la partita. A livello psicologico basta che alla fine quelli riescono a fare un tiro, pareggiano, a quel punto hai perso 2 punti
e va tutti malore. Solo quando il Bari è andato a giocare la Reggio Calabria, perché la Regina che ha 3-4 calciatori, Misiroli, Ceravo, giocatori di qualità, è andato in sofferenza. A dimostrazione che al di là dell'agonismo, se non c'è qualità, quando il Bari trova squadre di qualità, giocatori veramente che danno del tuo al pallone, il Bari va in sofferenza, l'abbiamo visto, perché sono messo 12-13 partite. Però quante sono le squadre in B che hanno questa capacità? Ecco, pochissime, 3-4. Ecco perché il Bari si può inserire. Dicevo, sì. Non al sesto posto. Sì, sì. C'è un amico in linea, pronto? Enzo. Ciao caro. Ciao Vito da Palese. Ciao Vito, ciao caro. Agli ospiti. Ciao. Grazie. Ciao. Senti Enzo, hai visto come hanno cambiato l'asse centrale? C'è Pitelli, Scavone e Caputo, il Bari è andato a gonfie vele. Senti, nonostante abbiamo l'attacco peggiore della Serie B, sì, ci troviamo al settimo posto. È vero, è vero. Allora, se arriva così fino a gennaio, come diceva l'amico, prendiamo un bel attaccante di razza e possiamo sperare. Poi un'altra cosa. Borghese in difesa è troppo statico, abbiamo visto Cepitelli che è più rapido, quindi magari inserire Cepitelli adesso in difesa. Grazie per il tuo intervento, grazie. Adesso c'è Defendi a nostre spalle, l'ho visto prima, sentiamo cosa dice Defendi. Defendi che è stato intervistato poco fa da Cristian Siciliani, Defendi che ha assistito Caputo in occasione del gol, sentiamo.